pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Match Estudiantes KTM, parliamo con Petraglia un attimo. Siamo sul risultato di 1-0 contro una squadra molto forte, un quarto di finale equilibratissimo. Cosa bisogna fare per rimontare questa gara? Ve la state giocando comunque? Dobbiamo continuare a giocare così, giocare molto compatti in difesa e cercare di fare uno contro uno in attacco. Sì, un po' più incisivi, mancata un po' di incisività in avanti. Sì, infatti dobbiamo migliorare la fase offensiva, dobbiamo cercare di tirare quanto più possibile in porta, perché comunque il portiere non è formidabile, quindi si può battere. Loro sono una squadra forte, però ce la possiamo fare. Va bene, in bocca al lupo per la ripresa. Adesso parliamo con qualche elemento dei KTM. Marco, 1-0, un po' sottotono la squadra, non state giocando come al solito, però il risultato vi sta premiando. Cosa bisogna migliorare nella ripresa? Tutto, difesa e attacco, stiamo giocando male. L'importante è che il risultato sia 1-0. Sì. Siamo fermi da 2 settimane. Cerchiamo di prendere la forma perché così non va bene. Okay. Stiamo bene. Jenny, una battuta prima del secondo tempo. Va bene, ok. Il portiere è il migliore in campo, hai neutralizzato 3 calci di rigore, davvero in maniera esemplare, sei stato strepitoso soprattutto su quello dove hai deviato sul palo. Ho avuto un buon insegnamento. Hai avuto un buon insegnante, quindi un buon allenatore dei portieri, avete meritato di vincere, avete messo in difficoltà gli avversari. Sì, erano molto più portati per la vittoria loro, sì. Come ci hanno parlato tutto... Sì, loro hanno vinto un torneo a 40 squadre, la Soccer erano favoriti, però poi avete ribaltato il cronometro. Grande cervello e poi le posizioni in campo che sono state fondamentali. Grande partita in difesa, grande partita tuoi calci di rigore. È il nostro punto di forza, la difesa. Poteva vincere sia il KTM sia l'Estudiantes, ma tu sei stato decisivo. Ecco il bagno. Il bagno per il migliore in campo, vuoi fare una dedica per questa prestazione alla tua fidanzata? Orlando! La tua fidanzata, l'Estudiantes, adesso accede alle semifinali e l'obiettivo quindi sarà arrivare più lontano possibile, alla finale. Perché manteniamo bene le posizioni in campo e quindi possiamo... Sergio, una domanda per il migliore in campo. No, io veramente non ho mai visto un portiere così forte, non in generale perché ne ho visti di forti, ma sui rigori. Sui calci di rigore, ma sui rigori, io penso che ipnotizzava l'avversario. Perché l'avversario, Vincenzo, che... la terza è stata una grandissima da toldo. La terza è una grandissima, le prime due gliel'hanno buttato in mano, quella è stata la cosa spaventosa e mi faccio sentire complimenti a Mango e in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Arrivederci.